quel gol di Agostinelli è stato quello che ha consentito al Napoli, pur sconfitto, di riuscire a superare il turno. Il Napoli con la sua tradizionale divisa azzurra, pantaloncini bianchi, e la squadra dell'Olympiacos del Pireo e in pantaloncini rossi maglia bianco-rossa. Come era prevedibile, la squadra greca si è gettata all'arrembaggio. La partita, raccontano le primissime cronache, i primi dispacci, ha avuto dei toni abbastanza drammatici, anche se forse il termine drammatico non è molto appropriato per un incontro di calcio. Comunque ci sono alcuni dati che confermano la durezza, l'asprezza di questo incontro. Tre espulsi, Bruscolotti che è rimasto colpito e ha riportato forse un infortunio al menisco, sostituito da Bomben. Ed ecco questo scontro, Perone colpisce Castellini, Filippi va un po' a vendicare il portiere, l'arbitro, che è il francese Wurz, espelle sia il greco-uruguaiano Perone sia Filippi. Siamo al 27esimo del primo tempo, le due squadre restano in 10 uomini per l'espulsione contemporanea di Perone e Filippi. A Napoli poi si aggiungerà nel secondo tempo anche l'espulsione di Guidetti. Da notare la bellissima partita di Bellugi. Ecco il gol al 33esimo del primo tempo, è Karavitis che con un pallonetto da fuori area sorprende Castellini. L'Olympiacos in vantaggio per 1-0, ha dimezzato dunque lo svantaggio della partita di andata, ha circa un'ora davanti a sé per cercare di pareggiare il conto, ma il Napoli innalza una difesa veramente pregevole in cui, dicevo, svetta soprattutto l'ottimo Bellugi che si è ritrovato nel clima delle partite internazionali. Vediamo Bellugi proprio parlare con Wurz mentre Guidetti va a accusare il guardaline, che è stato proprio lui e quello che ha suggerito all'arbitro di espellere Guidetti. Quindi al quinto della ripresa viene espulso Guidetti e a questo punto Vinicio manda in campo Lucido al posto di Capone. Il Napoli gioca in 9 uomini, ma la sua difesa è efficace, essenziale. Qui c'è un bel intervento di Castellini e il Napoli ha anche qualche volta l'opportunità del contropiede. Qui invece c'è un alleggerimento di Agostinelli che finisce con un tiro cross che non preoccupa Avranitis, il portiere greco. Ecco in azione proprio uno dei nuovi entrati, Lucido. Sono entrati Lucido e Bomben al posto di Bruscolotti. Qui vediamo proprio Lucido che fa un bellissimo lancio per Damiani e il portiere Avranitis riesce a precedere di un soffio Damiani fuori aria con i piedi per prevenire lo scatto in contropiede dell'ala napoletana. Vinicio si è detto soddisfatto negli spogliatoi della sua squadra, che ha dimostrato appunto molto carattere, perché in condizioni così avverse, con la squadra greca che si era lanciata all'attacco fin dal primo minuto, con il pubblico che ha sostenuto per tutta la partita a grandissima voce e anche con qualcosa di più, perché si lamentano alcuni lanci di bottigliette che hanno raggiunto anche i giocatori,